Allora, lavoro, là. Un giro solo di lavoro, uno, uno. Opla, siamo. Stop, fermi tutti anche gli orologi. Andiamo da Apu. Apu! Ciao Apu. Dammi un po' di carnazza. Dammi ancora una di carnazza. Non lo so, andiamo a 13. Poi posso soltanto andarci una volta. Perché no? Perché adesso andiamo alla palestra e andiamo a parlare con lui. Mi dà 2 punti che posso subito mettere nel calcio basso e arrivederci. Handpad, 15 dollari, 15, mi rimangono 15, quindi posso andare anche al mercato. Se è acceso, vedete, adesso è andato. Ok, stavolta funziona, quindi andate a scommettere dinner. Vi lascio i soliti 30 secondi, intanto ci metto anche l'altro calcio. Così siamo a posto. Spendete tutti i soldi che avete perché vinciamo. Quindi metteteci tutto. Mettete tutto nella vittoria. Questa è una gratis per andare a metterci soldi. Ma no, guarda, io prenderei calcio basso. Poi intanto salto attacchi lo prendo comunque, eh. Lo prendo comunque perché è importantissimo salto attacchi. Soprattutto all'inizio che non hai molta resistenza. È utilissimo, non utile. Utilissimo, però. Vi do ancora 30 secondi, 30 per scommettere. Intanto bevo un po' di tè. Giusto per. Sto mischiando, eh. Sto mischiando. Come quando mischi vino e drink e whisky e cose varie. Io sto mischiando tè e Coca-Cola. Lo so che non è buono, eh. Poi mi ubriaco, però. Ok. Ma se vinci tutti non becchiamo punti. Ma no, non c'entra, non è vero. Dovreste. Ah, nessuno sc ah, funziona così. Quindi se nessuno scommette su lose, non vincete niente. Ok. Ho capito. Ho capito. Quindi prendete i punti del gruppo che sbaglia. Proprio in piena stila liberatore. Credo che i soldi te li dessero loro. Credo che i soldi te li dessero loro. Raflat, si vede che non hai una lira se lo sdieci e non ti è uscito nulla. Vuol dire che sei miscio. Mi dispiace. Teco fino alla glicerina alle stelle, glicemia alle stelle, sì, esatto. Direi che possiamo andare, tanto questa è gratuita. Questa è free. Questa è free. Ah, oh, vi dividete 10 monete, a quanto pare. Funge, è andato quindi? Ah, ok, è andato loro alla fine. Ho vinto! Whee! Abbiamo 5 statistiche, quei 5 punti di statistica, usiamo calcio basso, poi il prossimo è salto attacchi e poi andiamo per le vie della tigre, sbloccalo per 4, va bene. Poi il prossimo combattimento dovrebbe darmi la possibilità di arrivare direttamente a mettere equilibrista, direi. Sì, perché poi le vie della tigre sono qua in cima, ok. Quindi è il prossimo, il percorso è salta gli attacchi, equilibrista, rovescio alto. Mangiatore di riso, via della tigre. Così. Andiamo a fare così. Ok, dai. Ora alleniamoci per il combattimento, che è importante. Se è importante. Allora, combattimento, arriviamo a 3. Andiamo, tanto proviamo ad andare. Facciamo così. Arriviamo a 2, 3-3-3. No, 3-3. 2-3-3. Grazie Mubot che ricorda che se volete donare c'è il link lì in descrizione, in chat. Hai avuto i tuoi punti? Sì, e funziona proprio in pieno stile liberatore. I soldi li prendono, li prendete rispetto a quelli che hanno scommesso la cosa sbagliata. Quindi se ci sono 600 punti sulla sconfitta e in realtà c'è la vittoria, tutti quelli che hanno vinto si spartiscono i soldi, quei 600 monetoni che sono di chi ha scommesso la sconfitta. È proprio un casino. Per la lunghezza del pene, Edo, forse per quello.
No, per saperlo usare, lunghezza del pene no, però per saperlo usare, chi lo sa? Non lo so. È sempre lo stesso il mio avversario, è sempre quello di prima, lo stesso, lo stesso, lo stesso. Allora, quindi andiamo a... Basta, basta, hai già fatto. Ok. Salta un po'. Salta un po', va. Ci facciamo trovare a 2-3-3, direi. A 2-3-3. Ne ho due cazzottoni nel sacco. Facciamoci trovare a 2-3-3, perché intanto di più non riusciamo, eh. Di più non ci riusciamo, però. Due, tre, tre, perfetto. Ho paura che... No, 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 va bene così, va bene così. Andiamo a casa adesso e ci finiamo di allenare a casa. Casa mia, per più che tu sia, tu mi sembri un po' mia zia, telefono. Pronto? Ehi ragazzo, non stai cercando di concentrarti su più cose contemporaneamente, vero? È meglio che ti alleni duramente, sono solo parametro. Stacce. Non so, pensi che sia ideale su tutti i parametri? No, 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 non fare questo errore. Ramarro, non fare questo errore. Puoi provarci, ma... No. Capisco cosa intendi dire, Frank, ma meglio farò meglio focalizzarmi su uno o due punti forti, giusto? Senti un po' sveglio, ragazzo mio, a parte che c'hai il cervello... una capra, zoppa. Va bene. Ok, quindi, carne. Carne. Una di carne, qua, e ci alleniamo sulle flessionone. E vabbè ragazze, è ovvio che se devo battere uno che mi tiene soltanto i tappetini, è ovvio che, cioè, che vincono tutti. Cioè, è chiaro che vincono tutti. Quindi ora, prossimo combattimento, potrebbe succedere che possa perdere. Se qualcuno scommette sulla sconfitta, io magari vinco. A parte in culo a voi, poi, a parte quello. Però, oltre a quello, tutti quelli che si prendono la scommessa sbagliata danno via i soldi agli altri. Ok, io non c'ho più niente, basta. Sono stanco, mi sono rotto le balle, quindi direi che possiamo passare al giorno dopo. No, posso passare al giorno dopo. Passare al combattimento. Ah, domani c'ho il combattimento. Ah, mannaia. Quindi, sarà meglio dormire. Sarà meglio dormire. Ce la faccio a dormire fino a dormani? Fino a dormani, esatto, sì, ce l'ho fatta. Sono sempre a 2-3-3, molto bene. Mi sono svegliato per la fame. Potrei combattere già adesso, in teoria. Perché intanto non ho i soldi. Serve una perdita di tempo. Mangiamo, andiamo a lavorare. Buonanotte, Edo, tranquillo. Vai da Mick, forse lui sa cos'è quella valigetta. Potremmo andare a farci due giri da Mick. Perché no? Dai, tanto abbiamo quattro monete. Andiamo da Mick, ufficio di Mick, in autobus. Tanto, chi se ne, no? Giusto. Andiamo da Mick a parlare. Condividi con me un po' della tua saggezza. Se non hai niente da dire, allora evita di ripeterti. Grazie, Mick. Condividi con me. Ti stai ripetendo. Posso giocare qua. Costume da tartaruga ninja? Posso prendere Shinobi, Raiden, Indiana Jones. Questo cos'è? Sub-Zero? No, non è Sub-Zero. È una roba così. Chiedi informazioni sul cibo. Non hai l'aria di uno che muore di fame. Va bene. Ho capito. Andiamo a lavorare? Andiamo un attimo a lavorare, poi combattiamo. Devo andarci a piedi, tra l'altro. Andiamo a lavorare. Ce la faccio ad arrivare prima che si stanchi? Sai che no, sai? No, no, sono troppo stanco. Mannaia, dobbiamo andare a letto. Vai a nanna. Sono appena accorto che nel garage c'è il furgone dell'A-Team. È vero. In teoria noi siamo 37, quindi se qualcuno punta male 37 punti ci prendiamo un punto ciascuno. Esattamente. Hai capito subito. Bravissimo. Ci spendiamo un'altra cosa di carne. Però così sono a secco. Beviti una soda, va?
Finiamo di andare a lavorare. Mi sa che non ce la faccio. Spero. No. Non ce l'ho fatta. Vabbè, siamo sempre a 2-3-3. Giochiamo contro Hector Lamacho. Forza, via. Combattimenti. Scommettete, 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 scommettete. Vai da Apu. Sì, adesso vado da Apu. Prima metto così i soldi. E vabbè, batto questo forse. E poi vado a finire il lavoro e via a prendere, andare da Apu e a mangiare, perché ci conviene. 975 monete sulla sconfitta. Ho preso il calcio basso, vero? Potrei dar via il calcio, che è al 64%, e basarmi un po' più sul calcio basso, che è all'81%. Sti cazzi, assolutamente sì. Assolutamente sì, vi do ancora 20 secondi circa, dai. Una ventina di secondi per scommettere. Tanto la chat di YouTube, finalmente. Ok, perfetto, siete tutti su Twitch, meno male. Ok. Ciao a tutti, intanto anche su YouTube, quei 36 che sono su YouTube, più quegli altri 34, quindi siamo 70, siamo 70. No, siamo più di 70. Siamo 75. Bella lì. Bella lì, mi piacete. Mi piacete tutti. E 75. Allora, vinci perché ho scommesso tutto. Ok. Allora, non, nessuna pressione, quindi mi dici? Mi dici nessuna pressione. Va bene, dai, ok, ci siamo, va bene. Via, io schiaccio, eh. Ciao Antonip. Pronti, dai. Partenza benino. Ecco, già passata lì l'entusiasmo. È già passato l'entusiasmo. Dai, su. Togliamoli un po' di energia. Dovremmo andare avanti sulla distanza, tirargli dei pattoni in modo che lui sprechi tutta l'energia che ha. Tutta l'energia che ha. E poi prendo la cartonazzi, fondamentalmente. Finora sto vincendo io. Ai punti sto assolutamente vincendo io. Quello scommetterebbe pure sua madre. Cheat, sì, esattamente. Bravo. Ci godo se... Cod. Ci godo se finisce l'energia, ma... Cioè... Dovresti tifare per me. Devi vincere, ho scommesso 100. Non mi mettete pressione. Poi io, cioè, sotto pressione. Poi vado in paranoia. Direi che è già vinta, no? Cosa dite? È già vinta, no? Giusto? Direi che è già vinta. Dai. Gli ultimi 2-3 pattoni. Ok, è andato. Abbiamo vinto, yeah! Guardate quanti puntazzi che avete preso. Devi vincere, ho scommesso uno. Vai Mac numero uno, come lui non c'è nessuno. Vai Ramarro numero uno, come lui non c'è nessuno. Wow, wow. Ok. Ciao amico, io sono Roy. Che combattimento fantastico. Sì, davvero magnifico, amico mio. Sai cosa vuol dire vincere alla grande? Ho scommesso su di te e mi ha appena fatto vincere un bel mucchio di verdoni. Sì, tipo 1000. È uno scommesso per la sconfitta di 1000. Beh, amico mio, tento di ringraziarti. Andiamo al bar, ti offro da bere. Perché no? Rilassiamoci dopo questa lotta. È proprio un bravo ragazzo. Potrebbe diventare un ottimo amico, Roy. Il roscio. Andiamo, dopo due, diciamo 5 birre, vai a prendere una boccata d'aria vicino al retro. Bella serata, eh? Sì, sì, ciao. Quindi, mi farti una domanda, che ne sai dell'autodistruzione? Questo si chiama tipo Tyler? Ma dai. Ma pensa, hai incontrato Tyler, cheat. Ha l'aria di essere uno simpatico, dovresti vederlo più spesso. Auto? Cosa? Preferisco l'automiglioramento, come ha insegnato mio padre. Sono partite il regalo di 100 punti. Yeah. Give me tutti, scrive give me tutti sul coso. Vuoi migliorare? In che modo?
potenziando la tua muscolatura, diventando ricco, acquistando una villa, una macchina sportiva. Queste cose finiranno col prendere possesso di te. Lo sai questo? Ascolta, voglio farmi solo un paio di birre e tornare a casa. Non ho più pari di idea di cosa vuoi da me. Sei piuttosto lento per essere un combattente, lo sai questo? Vuoi un po' di nuove cicatrici o no? Preferesti morire senza averne a me nemmeno una? Torna quando sarai pronto, ti darò una lezione sull'arte dell'autodistruzione. Combattimento da strada, vinci 5 combattimenti da strada. Non sarà facile, ma sono certo che ci riuscirei. Mettimi alla prova. Ci mettiamo alla prova? Non credo che Gimmy si possa fare più di una volta. Dubito fortemente. Sarebbe veramente un po' buggata come cosa. Se no, spammi give me, poi ti vai a comprare il 75% di sconto Punch Club. Non credo proprio che funzioni così. Direi che potremmo metterci alla prova, cosa dite? Sì, lo so, Gabri, so benissimo della spazzatura. Lo so. Cosa dite? Vabbè, vado a prendere la spazzatura. Clicco nella spazzatura, ci trovo. E poi ci trovo un hamburger. Ma è un hamburger, fammelo prenderlo, non si sa mai. È un hamburger marcio. E nei momenti di difficoltà estrema potrebbe essere l'unica cosa che ho per averla, per risolvere la fame. Cosa dite? Ci vado? È uscito due volte il messaggio. Vabbè, fa lo stesso. Dai, mettiamoci alla prova. Mettiamoci alla prova, vaffanculo, ok? Sangai. Oh. Potrei fare cambio. Il calcio normale. Fare il calcio normale. Ha più possibilità di colpire, no? 60 64. Sì, ecco, questa è una sfida che potrei tranquillamente perdere. Ecco, questo potrebbe succedere, potrebbe avvenire, la sconfitta potrebbe accadere. Ora questa è un po' più, è un po' più, grazie Zetto per la fiducia. Lose 300, bene così. Comunque hashtag tutto vicino lose, perché sennò non esce, secondo me. Dovete fare hashtag senza spazio lose, perché se lo fate con lo spazio probabilmente non funziona. Perdi e ti do 69 punti. Ora devi perdere, vinci, lose 20, grazie, molto gentili. Perdi Mac, please, ho scommesso 900, vinci. Ok. Allora, ci siamo? Dai, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, e 3, e 2, e 1, ok, via, dai. Direi di mettere calcio basso, schivata e il calcio normale, perché questo poi ha meno possibilità e mi spreca uno in più di salute, sì, salute, di resistenza. Vediamo cosa succede. Ci vuole anche un po' di culo, fondamentalmente. Ok, 5, minchia. Siamo pari adesso. Ha un po' più di vita di me. Ha un pochino più di vita, ma io ho più talento. Ho più forza, ho più talento. Sono più figo. Sono a torso nudo, cioè dei pettorali che fanno paura. L'unica cosa che ho nella mia vita, anche nella realtà, i pettorali. Non le tette, eh. Tette sono un'altra cosa. Sono belle, ma non su un uomo. Allora, ok. Direi che possiamo andare avanti. Non cambia niente. L'energia. Sono in vantaggio dal punto di vista dell'energia, della resistenza. E sono in vantaggio anche dal punto di vista del combattimento in sé per sé. Direi di sì, perché io ho meno vita massima, però ho più. Sì, direi di sì. Dai che ce la possiamo fare. Però piglia. Basta togliere un po' di energia. Io preferisco che vinca sull'energia. Andiamo a stancarlo, lo spompiamo. E poi lo finiamo. Bella, sta combo, bravo. Bravo Ramarro. Mamma mia, combo da 9. Dai. Ormai è già vinta. No, hai i tettorali. Più o meno. Devi perdere. Pestalo some guy. Ciao Ronald. Un saluto veloce. Sono fuori serenamente alle birre. Ogni tanto tocca pure a me. E vedo il tono, un po' di vita sociale ogni tanto. Ronald, stai tranquillo.
Non ti preoccupare, qua intanto stanno cioè, è partito proprio il liberatore folle qua, cioè, quindi sappi. Devi perdere male, ho puntato 200. Mi sa che ve lo pigliate nella nasella. Una qualsivoglia persona dice: sento fruttare il mio punto. Pensate, vincerai un altro punto. Non ci crederai mai. Devo fidarmi di più di te. Esatto, vedi mattafacca, devi fidarti. Porca miseria che è secca, gli abbiamo tolto l'energia e andiamo. La stiamo vincendo sulla resistenza, nonostante abbiamo tanta resistenza quanto lui. Però lui ha della roba che gli consuma molta più energia di noi. C'ha il pugno che ha 3, ha il calcio che ha 3, questa è un'altra da 3, il blocco toglie 1, la schivata toglie 2 e l'abbiamo fottuto sull'energia. La nostra mancanza di tecnica e di varietà ci ha avvantaggiato nei suoi confronti. Visto? È stato utile. Dagli la botta finale. Dagli la botta finale. No? Vabbè, fa lo stesso. L'hai finito sia di energia che di potenza. Siamo becci proprio. Quanto siamo becci. Andiamo. Ok, abbiamo vinto. E possiamo usare la statistica per andare a prendere salta gli attacchi. Ui. Ora, questo... Ah, bisogna arrivare a 4 di energia, è vero, dimenticavo questo piccolo particolare. Ora dobbiamo spendere 6, ne abbiamo 3. L'allenamento handpad ce ne dà 2. Sì. Che sfiga. Va bene, iscriviamoci alla Lega e combatteremo contro... Bill Spark. 3-2-2. Più o meno come questo. No, era 2-3... 2-2-3. 2-2-3, questo. Dobbiamo preoccuparci un po' più dei suoi pugni. Dobbiamo mettere sulla resistenza anche stavolta, direi. Minchia, Mr. Coix 568. Wow. Ok, vai, questo è ancora fattibile. Quindi andiamo su a 4. No, intanto andiamo a casa, direi. Se andiamo a lavorare, dobbiamo finire i soldi. Ce la facciamo ad arrivare alla fine della giornata e prendere questi bei 100 dollarozzi così? E vai, sì. Some guy barbone, per te solo le lame. Mannaggia il cazzo. Chi ha scommesso contro? Adesso apro Punch Club e sacco di mazzate some guy. E vai. 1814 punti Osaka Fritz. Stiga. Grandioso. Ciao Alberto Di Muzio, benvenuto. Sono delle seghe. Golden Viper dice: dai, le prossime ti do fiducia perché punto tutto sulla tua vittoria. E questo su così che perse. Come dice, nome a caso. Allora, abbiamo la sold. Andiamo al supermercato a comprare. Oserei dire. Spendiamo anche due tacche di tempo. Non frega niente. È tutto quello che ho. No, ma c'è scritto Giocondo in fronte. Oh madonna. Dammi il resto. Ehi, e tu che guardi? Mi stavo chiedendo che aspetto avresti senza... mi piace questa. Volevo una soda, ripassare più tardi. Ciao. Niente, credo che da qua... Che quando si ha la possibilità di prendere qualcosa bisogna approfittarne. Ah, sì? No, mi stavo solo chiedendo che aspetto avresti senza i denti davanti. Ma proprio facile. Ok, è arrivato il momento di prenderti a calci in culo. Oh, la madonna. Non credo sia partito il coso, quindi non potete scommettere perché non è partito. Perché probabilmente è un elemento di trama, quindi non gliel'ha fatto fare. Sì, non c'è nessun combattimento, non scommettete. Non è partito, forse perché è un elemento di trama. Quindi non si può. Ok, l'ho corcato malissimo, ora mi sento soddisfatto. Ok, perfetto. Free point giveaway is over. Ok, forse perché c'era il free point giveaway. Allora, direi che possiamo partire subito perché il combattimento non è andato. Quindi le bet non sono andate perché probabilmente questo è un elemento di trama. Dai un po' di botte. Madonna mia, ste combo di calcioni, quanto facciamo male. Uno. Facciamo male uno, ad esempio. Ok, questo non ha... Cioè, oh, mi ha dato il primo il secondo pugno. E tu sei Rob, che stupido nome, sì, si chiama Rob e basta.
e sta prendendo una fraccata di cartonazzi. In teoria con agilità così alta dovrebbe schivare molto di più, invece sta prendendo pattoni tanto quanto. C'ha uno di forza tra l'altro, quindi mi tira delle bicellate fondamentalmente. Bicellate. Ah, ma è una fanciulla? No, non è una fanciulla, un ometto direi. Ce la faccio, ce la faccio. Sono più forte. Sono più forte. Sì, è vero. Nadir dice: ah, il cassiere che guarda. Sì, in effetti il cassiere sta facendo il tifo. No, non fa neanche il tifo. Dice: vabbè, male che vada, ci do due soldi a sto qua. In teoria, quindi adesso, se ti salvo le chiappe, tu mi dai la carnazza gratis, vero? Cioè, me lo merito. Ti ho salvato le chiappe, mi dai un etto di chianina così sull'unghia. Un etto, che un etto, una mazza, un chilo di chianina sull'unghia. Che se ne si gode il combattimento. Che grida dietro, è lì dietro che guarda e grida: cat fight, cat fight. Poi dice: ah no, sono due uomini, niente. Vabbè, direi che questo combattimento è ridicolo. Dai, su, non devo anche arrivare al quinto, ma pensa a te. Dai, tiraci l'ultimo pattone. Ok. Bene così. Allora, guarda come messo, che bello speranzato che guarda. Il cassiere se la gode. Il bastardo di Apo non fa neanche lo sconto per averlo salvato. Immagini, mi sa. Invece poi completamente si spoglia anche per picchiare i ladri all'outlet. Esatto. Mi ha dato un punto. Non mi ha dato neanche dei punti esperienza per le statistiche. Hai combattuto il crimine per la prima volta. Sono fiero di te. Oh, grazie. Oh, potente guerriero. No, non è giapponese. E vederti combattere mi ha ricordato un vecchio amico. Era un grande maestro. A proposito, avrei bisogno di una mano al suo ristorante. Incontra Casey. Vai alla pizzeria locale e chiedi di Casey se ha un lavoro da darti. Ok. Potrei fare un salto dal tuo amico. Perché no? Però darmi un po' di carnazza. Su. 2, 3. 4. Devo... Ho un combattimento, no? A breve? Sì, esatto. Contro quello di prima. Non mi ricordo più. Ho già rimosso. Contro chi era? Bill Spark. 3-2-2. Allora, andiamo di mera ignoranza su agilità e resistenza. E resistenza. Mangiare. Dormire prima. Andiamo da Casey prima. Posso andare a casa? Beh, andiamo in caffetteria, dai. Dai, d'accordo. Ciao Casey, dimmi. Ciao, Apu mi ha detto che avevi bisogno di qualcuno. Sei tu, sono Casey. Apu mi ha dato delle tue grandi... Mi ha parlato delle tue grandi imprese. Avrei bisogno di qualcuno che consegni le pizze. Oh, addirittura. Che spreco. Hai incontrato Casey, un tempo faceva il marinaio. E quindi? Potrebbe offrirti un lavoro, ma lei adesso è un tipo pericoloso. Addirittura. Cioè, uno che gioca col coltellaccio da cucina così... Pericoloso lo è, perché se lancia male si apre in due la mano, proprio stile horror. Cosa vuoi, Casey? Ora consegna le pizze, chiedi qual è la sua specialità. Ci sono novità, Casey? Ora una pizza a nulla. Ci sono novità, Casey? Ho un nipote che ha la tua stessa età. È proprio una ragazza in gamba. Ci sono novità, Casey? Non ora, ragazzo. Va bene. Chiedi qual è la tua specialità. Ho troppo ordinazione, parleremo più tardi. Ok, ordina una pizza. 20, 4 di felicità, 20 di cosa? Pizza ai gamberetti. Non me ne faccio nulla al momento. Sì, perché c'ho la carne che mi aspetta a casa. Quindi che sì, poi ci vediamo. Andiamo a casa. Vado a casa a mangiare. Oh mio Dio, è impazzito! Cercherò di spegnerlo. Ah, la fare. La valigetta. Sai, la mia nipotina, potresti conoscerla. Questa cosa delle scommette mi diverte molto. Bene, sono contento. Sono contento che vi piaccia. Devo cliccare sul supermercato? Non fa schiacciare su nient'altro, vero? No. Supermercato. Ah, devo anche andarci, quindi. Non spendo niente, andiamo avanti. Oddio. Apu, cosa è successo qui?
Vedi, sono uscito per 5 minuti e sono stato derubato da alcuni maledetti banditi che indossavano maschere di animali, come in coso? Wow, che peccato! Mi dispiace perché non ero nei paraggi per proteggere il tuo negozio. Non è che posso fare l'eroe tutto il tempo. Cosa più strana è che hanno rubato tutto il cibo per gatti e ha lasciato alcune strane orme viscide. Sì, sembra delle robe a violacce. Davvero molto strano, ora devo andare pulita. Sì. Ma devo? No. Cosa? Non c'è nulla che io possa fare, vero? C'è nulla, vero? Sì, direi di no. Allora, scusate che devo tenere la musica qua davanti. Ciao, Kalu! Allora... no, direi che possiamo anche andarcene, direi. La carnazza ce l'abbiamo a casa, quindi possiamo andare finalmente a casa. A mangiare. Mi lasci andare a mangiare, per favore? Scoppiare qualche altro casino? Su? Ok. Oh, telefono! Madonna, sembra casa mia. Pronto? Ragazzi, hai già visitato tutti i dintorni della zona? No. Tu dovevi farlo, Frank, sono una sociale. Oh, tanto per dire, a volte troviamo la nostra strada nei posti più reconditi. Quanta saggezza in queste parole, Frank. Mi perculi. Esatto, appunto. Non c'è bisogno di prendere per il culo. No, c'è bisogno. Te lo meriti. Andiamo a mangiare. Jay Silent Bob? Sì, è vero, potrebbero essere. Potrebbe essere una citazione. Sì. Allora, andiamo a dormire un pochino. Abbiamo perso un botto di punti di statistica, ma va tutto bene. E andiamo a lavorare, andiamo a picchiarci, andiamo in palestra, andiamo. Ok, abbastanza? Ok, non riuscivo a uscire. È stato un momento di difficoltà, di brutta difficoltà. L'hamburger scaduto, ha un brutto aspetto, spero di non averlo mai mangiare. Mi toglie 60 di salute, 30 di felicità, però mi dà 40 di cibo. Se sono in emergenza grave... corro. Ok, siamo anche affamati. Non siamo neanche più affamati. Piantina della palestra in autobus. No, andiamo a piedi. Andiamo in palestra. Andiamo sti 10. Ehi amico, potresti darmi una mano? Perché no, dai. Sono qui. Facciamolo! Let's do it! Ci sono quei poster nel garage che fanno riferimento a Rocky e ci mancherebbe in un gioco come questo, esattamente, sì, esattamente. Beh, esatto, Golden Viper. C'è un sacco di citazioni in questo gioco, è colmo di citazioni, colmo di citazioni. Stracolmo. Grazie, ho visto mentre ti allenavi, sembra un buon combattente. Sai come vanno queste cose? Prendo a calci nel culo qui, qualcuno lì, prendo a calci qualcuno là. Che ti potrebbe interessarti. C'è un posto dall'altra parte del fiume. È un magazzino. Hai mai sentito parlare di combattimenti clandestini? No. No. Non direi. Shhh. Guarda, andiamo un po' di dollaroni. Dollarozzi si direbbe. Vai a farci un giro. Va bene. Sarebbe il caso di saperne di più. Ma tutto molto pericoloso. Ma fa attenzione. Potresti restare gravemente infortunato durante il combattimento. Ok, andiamo a farci un po' di allenamenti, va. Yeah. Prendiamoci un po' di stats. Quando è il prossimo combattimento? Domani. Ok, va bene. Vai, 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 continua. Tu continua. Tu vai tranzollissimo, che io vado. Pipi, 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 pipi. Combattimenti clandestini, eh? Posso già... no, devo andarci. Ok, va bene, adesso poi vado. Prima del combattimento vado a fare un salto lì a vedere. E poi facciamo... giù duro di lose. No, no, oh, vinco anche lì. Sono cazzuto, io mi sono... c'ho i pugni nelle mani, c'ho i calci nelle gambe io. C'ho i pugni nelle gambe, c'ho i calci nelle mani. C'ho i pugni nelle gambe. Sì, decisamente i pugni nelle gambe rispetto ai calci delle mani. Ok, abbiamo guadagnato 2 di forza e 79.
10 di meno. Dai, 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 picchia, 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 picchia. Arriviamo a 4, per favore. Bene. Ho fame? Non posso spendere niente, vero? Tipo, costa 11, vero? Se mi ricordavo bene. Allora. Il combattimento è oggi. Però, prima di andare a combattere, potremmo andare a ca... Potremmo prima andare qua, a questo punto. Ehi, Frank. Salve, ho sentito che qui si organizzano dei combatti clandestini, è vero? Mi sembra di essere uno sbirro, perciò diciamo di sì. Ultimi combattimenti, ora puoi combattere Ultimate Combat, direi. Quindi tipo UFC, una cosa del genere. Ora puoi combattere l'ultima lega. Attenzione ai possibili infortuni. Questo mi interessa. Ok, ma non si combatte tutti i giorni. I nostri combattimenti sono molto pericolosi. Accetta la sfida. C'ho una classifica, un qualcosa. Non si sa nulla, eh. Non si sa nulla. Potrei combattere già adesso, in teoria. Ok. Potrei, invece che combattere subito adesso, potrei andare a casa, finire di allenarmi, sperare di arrivare a 4 di energia, combattere in lega e poi, se sto abbastanza bene, anche andare nei combattimenti estremi avanzati della Madonna. Ma sì, spendiamoci sti 4 dollarozzi per andare ad allenarci. Un po' di carne. Ok, via a fare piegamenti a schifo. Ma qua si vende la gioga? Tipo come me che mi porto il prosciutto da mangiare dopo la sessione. Ah, fai sessione di allenamento e poi prosciuttazzo in allegria. Allora. Non invertare per portarti tipo del cibo dietro, no? Purtroppo no. Un calcio sotto. Ho un calcio sotto la barba, ma non ha la barba questo ragazzo. Aspetto fino a quando non si stanca di fare piegamenti, che intanto è inutile. Ok, ti sei rotto le balle, per bene, va bene. A questo punto combatto. Combatto prima qua e vediamo come la va. Contro Bill Spark a 3-2-2. Sono partite le scommesse, quindi potete intanto scommettere tutto quello che volete. Bill Spark ha 2 di energia, 2 di agilità, 2 di energia, 3 di forza. Mi preoccupa un po' la forza, però sinceramente c'è talmente poca agilità che se gli diamo calci bassi, secondo me, la risolviamo così. Io addirittura, per evitare di andare in mancanza di energia, faccio salta turno per recuperare l'energia. E intanto schiva, volendo schivo da solo, quindi non c'è problema, senza bisogno di mettere schivata. E calcio basso e calcio normale, direi. Vediamo un po' cosa succede così. Avete tutti così fiducia? Ci avete un sacco di fiducia. No, frae la schivata. No, proviamo. Proviamoci, dai. Quello che scopre adesso vinciamo. Vincono loro. Vince Bill Spark. E quello che ha vinto 20 si guadagna una fraccata di soldi. Mettete che ne ho meno. No, fiducia. Abbiate fiducia. Se va male poi cambio. Non vi preoccupate. Se non vinci le lame. 30 secondi. Proviamo cosa? Ho puntato 900 crediti. Perché ti vengo a cercare. Ma abbiate fiducia. Non avete fiducia. Avete prima fiducia, poi non ce l'avete più. Non va bene. Dovete avere fiducia. Dai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uno, ti faccio le poste sotto casa. No, andiamo senza. Guardalo come schiva. Aia. Guardalo come schiva. Non schiva mai. Guardalo.
Vabbè, poi lo metto, schivata, eh. Va bene, lo metto, va bene, lo metto, metto schivata, state tranquilli. Metto schivata. Guarda come, guarda che gli ho tolto tutta l'energia, ho fatto bene. Adesso è nella merda e adesso gli schivo anche la mamma, visto? Guarda che te, che re della tattica che sono, Non avete capito niente, di questo gioco. Ho capito solo io. No, non è vero. Boom! Guarda come l'ho steso. Guarda che bua che gli ho fatto. Guarda quanta bua. Le lame. Guarda che uomini di malafede che siete. Guarda che roba. Ma guarda quanto male vi sto facendo. Cristo. Sei il più strategico. Lo so, assai. Sono il più strategico assai, non sono solo il più strategico, talmente strategico che adesso sgaso la Coca-Cola e me la bevo perché è troppo gasata. Oddio, ho rischiato di fare un danno di un 2.000-3.000 euro, quindi magari meglio di no. Ah, buonanotte Marti! Stratmac, esatto, Stratmac. Dai, chiudiamola in fretta questa pippa tifosa mentre io la finisco di sgasare. Buonanotte Marti, buonanotte. Lo faccio sempre anche io, lo so che sei del partito dello sgasamento. Lo so. Ora devi bere più volte, va bene. Guadagno più con i giri che con le scommesse. In teoria dovrebbero darvi solo 100. In teoria. Da quello che ho capito una volta prima dello scadere. Allora abbiamo 8, possiamo andare a mettere cose nelle skill. Equilibrista, no? Così almeno è bloccata a 4 l'agilità, che è quello che non è quello che mi interessava in realtà, però va bene, nel senso, tanto blocchiamo la 4 e va bene così. Mi mancano 7, mi mancano 5 per il rovescio alto. Va bene. A questo punto io non sono messo così male. Io quasi quasi. Tanto mi iscrivo. Vediamo contro chi lottiamo la prossima. Bob Dredson. Che è una pippa clamorosa, no? Sì, è una pippa clamorosa. Vinciamo facile. A questo punto posso scommettere anche sugli ultimi combattimenti. Oh, cazzo. Non so se ho fatto bene. Ciao R. Rossi 95. Oh, mi sa che mi sono andato a infognare in una cosa pericolosa, molto pericolosa. Detto, mi devo fidare di più di te, Matafaka dice, mi devo fidare più di te, Luz 50. E allora, cioè... Everyone loves AJ, Luz 300, ma grazie, vi sto regalando sti 100, raga, no. Non ci avete mai fiducia di me, in me, non ce l'avete mai. Allora, l'unico che ha messo 100 e vinco, guarda. Cosa c'ha? Vediamo un po' che statistiche ha nel frattempo. C'ha un pugno alto, ok. Calcio alto, minchia, fa malissimo. Replica, il classico contrattacco, se attivato gli attacchi schivati rifletteranno il 25% di danni all'attacco allo stesso avversario. Cioè, non ho capito. Cioè, se io tiro un pugno, lui schiva e contrattacco, mi dà un 25%, gli dà un 25% in più di danno. Cioè, da me. Mi fa subire un 25% in più di danno. Blocco e schivata. Secondo me, questo perde l'energia al primo round. Subito. Si sminchia. Dai, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. O io premo. Dai, vai, via, parti di ignoranza. Schiva anche la nonna. Lo facciamo volare via di salute. Gli facciamo volare via tutta la salute. E poi con la resistenza, con la roba rimanente, glielo mettiamo super bus. No, mi sta facendo malissimo. Aia. Dai, finisci la salute, veloce. Non finisce la salute. Allora. Mm.
cosa ho fatto. Non so cosa ho fatto. Fiducente, devi perdere. Grazie, molto gentile. Schiva. Schiva. C'è. Buttalo. Buttalo a te. Buttati a terra. Cazzo. Dai. Un altro. Forza. Dai che ha 4 di vita. Dai. Devi credere nel cuore delle carte. Dai, seccalo. Urca miseria. No. Chissà che è. Non c'è neanche. Non va, non picchia. Picchia, seccalo. Dai, oh, vai di nuovo. 4 pattoni li sto tirando, però, eh. Mi fa male ogni volta che mi piglia. Vieni. Vedo dura. Cosa posso fare per cambiare le cose? Tanto perso al quadrato, quindi va bene, dai, proviamo. Aia. Boom. Picchialo ancora, dagliene tante, ma tante. Boom! Dai! Seccalo! Sta finendo il round. Su, resisti! Abbiamo combattuto valorosamente, ma mi sa che... Aia. Valorosissimamente, eh. Porca miseria! Dai, credici, ti prego! Ancora? Mio Dio, non provarci a vincere. Stacce, devi perdere. Guarda... Sessantotto oppure... 70. Provo la percentuale. Provo l'alta percentuale. Sì. Ora la prima mossa che fa mi tira un calcio in faccia. Ciao, arrivederci. Dai. Maledizione. Peccato. Abbiamo combattuto non valorosamente, di più. Sono infortunato. Porca zozza. Braccia spezzate, prude ed amate. L'allenamento delle braccia sarà molto meno efficace. Ma noi ci avremo un cazzo. Aumentiamo le statistiche di salute e l'agilità. Quindi, boob negli scogli di camogli. Quindi, va bene, non è così. Ci hanno fatto male, ci hanno fatto tanta bua. Però avete avuto paura, eh. Ci avete avuto tantissima caga, eh. Quanta caga avete avuto, ragazzi? Avevo fatto la tattica dell'esistenza, era riuscita a perfezione. Devo farlo, la roba che ho fatto, il cambio di per togliergli più energia, dovevo farlo il round prima. Avessi fatto il round prima l'avrei battuto, probabilmente. Ho aspettato un round di troppo, peccato, è un peccato perché veramente vi ho fatto cagare addosso a tutti. Batti il 5-0, sì, andiamo. Andate a cagare tutti quelli che stanno esultando per la mia sconfitta. Allora, direi di... Quanti giorni abbiamo per il combattimento? 3 giorni. Quindi direi ancora di dormire un secondo, così almeno ci prendiamo anche un po' di salute in più. Aumentiamo la salute. Mi piace la musica di Punch Club, mi piace veramente tanto. È molto anni 90, un incrocio tra musica anni 90, c'è 8 bit, ogni 80 8 bit e Rocky, quelle robe così. Allora, abbiamo bisogno di carne. Dobbiamo andare a fare la spesa. Dobbiamo andare a fare la spesa, ma dobbiamo anche andare a... Facciamo una sessione di lavoro. Giusto una. Ma una, eh? Una. Finiscila in fretta anche per favore, che avrei da fare.
cioè mezza giornata mi fuma, più di mezza giornata mi fuma, mortacci. A questo punto andiamo prima in palestra. Cioè, andiamo in palestra, ci mettiamo a fare il combattimento a handpad. Vi prendete, non vi faccio neanche fare, intanto è inutile. È inutile che vi dia la possibilità di andare a scommettere qua, scommettereste tutti sui soldi, sulla vittoria, sarebbe uno spreco inutile. Ma tafacca, come lo 100? Meno male che ho spento prima, perché avresti perso un sacco di soldi se qualcuno scommetteva sulla vittoria. È andata di culo, eh. 7, merda. Vabbè, lo stesso. Poi andiamo ad allenarci.